Oggi è arrivata una brutta sconfitta per 4-0, una sconfitta pesante. Ti chiedo, pensi sia più demerito vostro o più merito degli avversari? Ma tutte e due, loro hanno giocato bene, complimenti a loro, però a noi ci mancava qualcosa in più per riuscire a riaprire la partita. State due o tre occasioni che potevano andare sul 2-1, magari riaprirla e fare qualcosa in più, ma tra sfortuna al palo e tra mira imprecisa non si è riusciti a riaprirla. Poi comunque anche loro hanno preso i loro pali e hanno meritato la vittoria, noi non siamo scesi in campo nel modo corretto. Sì, nonostante questa sconfitta siete comunque virtualmente ancora in vetta alla classifica, in quanto siete a meno 2 con una partita in meno. Esatto. Quanto è importante rialzare subito la testa dopo la gara di questa sera? Beh, è importantissimo, soprattutto perché prima di questa partita venivamo da un filotto di vittorie molto buone contro le prime squadre di primo livello del nostro campionato. Adesso purtroppo è arrivata la sconfitta, ci può stare. Ripartiamo subito da venerdì contro il Senago, che sarà dura perché loro, a dispetto della loro classifica, secondo me sono di buon livello. E fatto sta che infatti loro sono la stessa squadra dell'anno scorso che sono arrivati in prime posizioni, quindi sarà una partita dura, però in casa nostra e speriamo di tornare subito alla vittoria, anzi dobbiamo. Sì, gli scontri diretti saranno tutti nelle ultime partite. Sì. Pensi che il campionato si decida lì proprio le ultime giornate o potete magari farcela prima? Ma credo di sì, perché soprattutto per quanto riguarda la regione d'andata, le squadre che abbiamo visto, si tratta di squadre che non puoi permetterti di dire oggi è facile, la vinciamo. Abbiamo trasferte ostiche, secondo me già dalla prossima contro la Risurrezione, che in casa ci aveva messo abbastanza di difficoltà. Si tratta di un campionato che appunto non ha avversari mai facili. Dobbiamo andare alla Risurrezione, dobbiamo andare a Biassono contro il Gardening, che sono squadre ostiche comunque. Non ci sono partite facili, sono pochissime. Va bene, grazie mille, ciao, in bocca al lupo. Ciao, grazie a voi.